Grazie. That my father wrote in English. Grazie. Look at me. Ringrazio tutti, ringrazio De Molli e il forum. Credo che questa prima iniziativa della Perez Heritage Foundation sia un segnale importantissimo. E mi diceva prima il figlio di Shimon Peres, Cemi, che è uno dei primi, forse il primo premio di questo genere che viene dato in un paese che non è Israele. Gli do anche il nostro benvenuto, un grande imprenditore israeliano, il figlio di Shimon Peres, ma soprattutto anche colui che porta avanti l'operazione della Fondazione Peres, che continua nelle sue attività di dialogo in quel paese. La vita di Shimon Peres coincide un po' con la storia e l'identità di Israele, e anche nel modo in cui lui si è battuto innanzitutto per la sicurezza di quel paese, per la possibilità di Israele di vivere in pace, e poi col passare degli anni si è battuto anche molto per la modernizzazione di quel paese, per la scommessa sulle tecnologie, sul progresso tecnologico. E faceva parte un po' erano due facce un po' dello stesso discorso: da un lato affermare il diritto ad esistere, il diritto alla sicurezza di Israele, battersi per la pace. Il suo contributo fu fondamentale per gli accordi di Oslo, per affermare l'idea di due popoli e due stati, e contemporaneamente, applicando un po' questa sua idea di sognatore pragmatico, anche la spinta all'innovazione, la spinta alle tecnologie, il contributo a fare di Israele quello che è adesso, cioè uno degli hub tecnologici e di start-up e di innovazione più importanti del mondo. Rendergli omaggio credo quindi non sia solo rendere omaggio alla figura di un grande statista, di un grande amico di Cernobbio e dei forum, ma anche rendere omaggio a questa idea di innovazione, di start-up, di sviluppo tecnologico che è inscindibilmente legata con l'idea della pace. Quindi grazie al forum, grazie a Shimon Peres e benvenuti ai tre primi vincitori della Heritage Foundation. Grazie Paolo, abbiamo molto apprezzato.